Siamo a livello 13, possiamo andarci a fare missione principale. Andiamo. Su. Andiamo. Che salto di 3 metri. Tempio del Serpente. Cazzo. Ah, guarda che bello. Vedere tutto dall'alto. Tutto dall'alto. Un po' offuscato. Prima scatto e scatto. Per le Termopili che fa tutto il giro.
Potremmo anche provare. Mistios, abbiamo difficoltà a trovare braccia forti per difenderci da quei viscidi ateniesi. Beh, braccia forti che sanno impugnare una spada. Sono arrivata fin qui, no? Questo è lo spirito. Che ne dici? Alzerai lo scudo per Sparta oggi? Hai la mia spada, batteremo Spartano. Per Sparta. Eccellente! È un brutto giorno per essere ateniesi. Bastardo. Come on!
Victoria. Inutile. Livello 13 smonta. Andiamo? Andiamo, andiamo. Phobos. Andiamo.
Via. Malide. Questo è il campo. Pare non sia possibile camminare qui senza sporcarsi i piedi di sangue. Siamo arrivati. Se chiudi gli occhi, puoi quasi sentirle. Le loro grida di guerra, prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse. Le loro voci si spensero quel giorno, ma la loro storia verrà narrata per l'eternità. Non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani. Cosa hai in mente, Erodoto? La battaglia delle Termopili echeggia nei nostri cuori. Ma essere qui significa sentirla nelle ossa. Qui ci sono solo fantasmi. I miei pensieri sono per i vivi. Prendi la tua lancia. La mia lancia? Perché? Devo sapere una cosa. Ah!
Leomida. Erodoto. Sto bene. Le leggende sono vere. Questa è la lancia di Leonida, la lama dell'eroe. Dov'erano gli alleati di Sparta? Gli Spartani non furono gli unici greci ad affrontare Serse e la sua armata. In molti si armarono e si prepararono a combattere al fianco di Leonida e i suoi 300. Ma quando il possente re guardò nei loro occhi e vide la paura, li rimandò a casa. A me sembra follia, non coraggio. La Pizia predisse che Sparta avrebbe perso o la libertà o il suo re contro i persiani. Leonida fece la sua scelta. Che cosa accadde a Leonida dopo la battaglia? Serse era noto per onorare i guerrieri che si battevano valorosamente contro i persiani. Ma Leonida lo fece infuriare a tal punto che gli tagliò la testa e la conficcò su una picca. Seguì una battaglia feroce e i suoi resti furono reclamati dagli Spartani e sepolti qui. Ora però riposa nel luogo a cui appartiene. A Sparta. Che ne è stato del traditore e Fialte? Re Serse lo pagò profumatamente, ma tradimento genera tradimento. Fu messa una taglia sulla sua testa e morì come visse, da codardo. Sapevi che sarebbe successo? Non ero certo, ma lo sospettavo. C'è un luogo che credevo fosse solo un sogno. Finora. Una struttura curiosa sull'isola di Andro. Forme misteriose incise nella pietra. Non ho mai visto niente del genere. Vuoi andare ad Andro per mostrarmi delle forme? Nei miei viaggi ho sentito parlare di un'antica civiltà. Un popolo che venne prima. La tua lancia e quel luogo sono connessi. Hai nominato un popolo che venne prima. Di chi parli? Non erano dei, ma vivevano più dei comuni mortali ed erano molto più intelligenti. Ho visto le incisioni nelle grotte, strani simboli che sembrano indicare che è stata questa antica civilizzazione a creare l'umanità e a donarle il fuoco. Ma Zeus ha incolpato Prometeo. Già. Beh, forse la sua aquila ha divorato il fegato sbagliato. La lancia si è risvegliata di fronte a te, Erodoto. Mi fido di te. Tu mi capisci? Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutarti a trovare tua madre, lo prometto. Ma prima dobbiamo andare ad Andro. Ci vediamo alla mia nave. Benvenuto a bordo della Drestia, Erodoto.
Viaggerai con noi? Solo per un breve tragitto. Ho degli affari di cui non parli ad Atene. Mi sta aiutando a trovare mia madre. Gli dei ti hanno fatto incontrare Erodoto e a me hanno fatto incontrare te. Operano in modi che non possiamo comprendere e noi non possiamo che andare dove ci conducono. Forse hai ragione. Io ed Erodoto abbiamo anche dei nemici in comune. Come il Penore? Sì, lui fa... faceva parte di una potente organizzazione chiamata Setta di Cosmos, che controlla il mondo greco tramite l'oracolo. L'oracolo? Impossibile! Apollo non lo permetterebbe! E ora sono sulle tracce di mia madre. Devo trovarla, prima di loro. E io credo che siano pronti a eliminare chiunque tenti di ostacolarmi. Per Hermes! L'oracolo è corrotto! E adesso questa setta! Sappiamo chi li comanda? Non lo so con certezza, ma... credo che possa essere mio fratello. Tuo fratello? Per Zeus, che vita complicata che hai! Non ne parliamo. Ma non temere! Ora la setta di Cosmos ha tre nemici! E uno di loro combatte come Atena e scaglia saette come Zeus. Scateneremo l'ira degli dei su di loro. Sei sempre così ottimista? Sempre. È per questo che mi piace. Che Poseidone ci porti ad Atene! Prima dobbiamo andare ad Andro. Allora ad Andro! Dobbiamo apportare qualche miglioria alla nave se vogliamo andare in guerra. Che vuoi dire? Beh, è vecchia e non è nelle migliori condizioni. Non potevi dirlo prima che partissimo! Ora dove troveremo i materiali necessari in nome di Poseidone? Mio padre mi ha insegnato che il mare pretende un tributo e noi faremo lo stesso. Per fortuna il mare è pieno di navi pirata da abbordare e saccheggiare. L'isola di Andro. Allora che aspettiamo? Abbordiamo un po' di pirati! Ora che abbiamo le risorse necessarie possiamo migliorare lo scafo della nave. Non ho capito come cazzo si usa. Tieni premuto, adesso i giocatori attivano più rapidamente e frequentemente. Questo ci serve. Sto scarso. Mm-hmm.
speronare le altre navi. Principe di Persia, principe cieco, persona cieco desiderosa di vedere il mondo, ancora alta. Va bene. Pronti alla... Braceri, potenziale di macchina sbloccato con potenti attacchi incendiari per la nave, carica, potenziale di fuoco sparando... LTRB. Ok. Comandante, vi aspettavamo. Velocità! C'è niente da raccogliere. Baia del Lago Rosso. Che cazzo è? Acqua, idro. Giocando? Ah? Giocando? Sì. Ho fatto il livello 13 e devo... Sto andando avanti nella storia. Questa che città è? Colline di dire...
Promontorio di Scilla. Minchia, è immensa sta mappa. Ma nella storia la visiti tutta, no? Penso. Che cazzo. Vabbè che c'è gente che si esplora tutto, però. Però credo che l'esplori più di Origins, perché mi ricordo che in Origins Come? l'esplori più di Origins, perché mi ricordo che in In Origins Origins fai una minima parte. metà mappa praticamente. Infatti, quando ho finito il gioco, ho detto tutto il resto che faccio. Migliaia di maratone lì davanti. Vorrei sistemarmi la Una faccia. battaglia in cui una manciata di ateniesi tentava la prima invasione persiana. Il grande Temistocle, il re Dario di Persia. Non so se. Il luogo in cui il grande Teseo uccide il feroce toro di Creta. Ah, quella maratona. Siete senza speranza. Bravi, bravi. Bravi. Sandra, c'è una cosa che voglio chiederti da un po'. La tua madre, dove è stata? Mia madre mi disse che l'esercito spartano la riportò indietro dalla battaglia delle Termopili. Perché riportarla a lei? Leonida era suo padre. Incredibile! E ti dà delle visioni. Forse cerca di guidarti e di mostrarti una via. Non solo. Mi aiuta in battaglia. Che vuoi dire? Io non so come descriverlo. Se conoscessi in anticipo le mosse dei miei avversari, appena prima che le eseguano. Affascinante. È davvero straordinario. Ci avviciniamo all'isola di Amber, Cassandra. Sì, e potremmo visitare la tomba del più grande mirmidone, Achille. Io ero più emozionato dal fatto che Ambro esporta uno dei marmi più costosi del mondo. E questo è il luogo con le leggendarie rovine dell'antica civiltà di cui parlavamo? Proprio questo. Cerca un grosso portale.
Eccolo qua. Maledetto. Deposito. Deposito, deposito, deposito. Questa smonta. Deposita. Smonta. Deposito, deposito. Deposita. Deposito. 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 Ok. C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. Bella spiaggetta. Ora si vede meglio. Una porta. Non ho mai visto una cosa del genere. Come faccio a entrare? Chissà se... Con la lancia. L'esitazione altro non fa che portare alla tomba, lo so, madre. Tu stai crescendo e la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so, ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma ora sei pronta. Ho sentito
Oh. Questa lancia è magica. Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorre in te e in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi. Pensa a Leonida. Aveva un grande coraggio e ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei una guerriera. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. Per gli dèi, chi ha costruito tutto questo? Forgia antica. Come può esistere un luogo simile? Come potrei spiegare una cosa del genere a Marco? Laggiù. Si ricostruisce la lancia. Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Cassandra non solo possedeva tecnologia Isu, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Cassandra. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo i titi o traci. Non lo farò, anche se i traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare.
Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Cassandra e Deimos, cioè Alexios, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo. Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Bravo. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Sono accettato di dire secondo quello del... No, in realtà se non sono... Erodoto. Ercole. Kiyoshi Takakura.
Non sta combattendo corpo a corpo, passibile svegliati potenziamenti, effetti sulla mente. Una squadra di scienziati decise a salvare il mondo dalla reazione solare. Hermes. Perduto di Erodoto, la lancia di Leonida. Se non lavorassi per gli assassini non ci crederei. Non so ancora se ci credo, ma con un po' di fortuna e di ricerche avremo la scoperta archeologica del secolo. O meglio, l'avremmo se potessimo pubblicarla. Thank you.
Se ce l'ho tutti. Set abiti dell'abstergo. Che bello.